Codswot? Che cosa? Vabbè. Benvenuti a tutti in un nuovo video di Fallout 4 e oggi seguiamo Codswot. Dov'è Codswot? È successo qualcosina di strambo. Ok, preso. Mi dai la carne? Carne. Grazie. Carne. Grazie. Codswort, ora sei sicuro? Codswort. Vabbè, se ne va. Non si preoccupi, i miei protocolli di ricerca sono in massima allerta. Qui non c'è niente, a parte qualche mosca. Aspetti, i miei sensori rilevano del movimento in un'altra casa. Mi segua. Andiamo. Nessuno ti dice no, però... Banditi? Sorpresa! E questa è sistemata! E su, pensavi di potermi nascondere da me, ti è andata male! Parte! Me ne avvelena! La sua famiglia non è qui! Sono davvero spariti, quindi... Già! Sean è là fuori, Codswort. Devo trovarlo. Che ne dice di Concord, signore? Ci sono parecchie persone lì. L'ultima volta che ci sono stato mi hanno soltanto punzecchiato un po' con dei bastoni prima che corressi a casa. C'è ancora qualcuno a Concord? Sì, anche se sono un po' malmessi. Ricorda la strada? Devi attraversare il ponticello a sud, fuori dal quartiere, e superare la stazione di Red Rocket. Io resterò qui a difendere il fronte interno. Ehi, Codswort. Deve pure esserci qualcuno che potrà aiutarla a Concord. Te non vieni con me? Faccia una passeggiata, signore. Prenda un po' di aria fresca. Non vieni con me. Mannaggia te. È a caffè. Allora. Prima cosa. Questo sarà dove pianteremo la nostra base. Quindi. il mio inventario e le mie provviste. No, non le mie provviste. Le mie varie, ne? I miei materiali, sì. Butta tutto dentro. Noi dobbiamo andare dritto di diritto, ok. Però io volevo che Codswort mi seguisse. Red Rocket. Questo qua l'ho tenuto come mio campamento principale. Ehi, bello. Che ci fai qua fuori tutto da solo? Hai perso il tuo padrone, bello. Cucciolo. Ok, allora, vieni con me. Allora, prima radio spenta. Che, chi, cosa, che, dimmi. Parla. Punto sta pane, non ci interessa. Munizioni, cagattine vari. Che si è abbattuto qua. Accendi una placca di tronoro, poco mi importa. Sigarette, poco, ancora meno mi importa. E di là è Concord. Poi c'è anche Confune, ma quella sarà più avanti, non vi spoilerò nulla. Anche se in realtà non esiste. Sì, dimmi, pronto, che c'è? Dimmi, oh, dove stai? Ora che ci penso? Non so adesso, scatole di forcina, questo non l'avevo neanche visto. Non so se ho già fatto uscire l'episodio di Minecraft o meno, però... Ditemi come vi sembra la pensata che ho fatto dei primi 5 minuti... Vi diciamo parlare in terza persona. Ok, adesso non lo farò più uscire dopo. Cioè prima Fallout. Uscirà solo dopo, sì. C'è nessuno?
vai, io mi paro. Morto. Mo mi prendo a me quell'altro. Ehi, quassù, sulla balconata! C'è un gruppo di abitanti all'interno. I predoni hanno quasi sfondato la porta. Prendi quel boschetto laser e aiutaci, per favore. Allora, inventario. Avete notato nulla di strano poi qua? Coltello del serramanico. Penso che utilizzerò questo qua perché è un po' più veloce. L'anello. Quanti ne ho? Casco da minatore. Mettiamo la tuta delle volte, è meglio. Che è meglio. Ok, tutto a posto. Oh. Ora sì che posso andare a minare. It's time to dig. Diggy. Allora, è di qua uno. Morto. Ora ci manca lui. Era la tua fine. Mi hai sentito? Ah. Nel 2000 mai di tipo. Sparpagliatevi. Scoprite dov'è. Devo correre. Mi copro io, muovetevi! No, ho preso il muro. Morti. Vediamo cosa ho trovato di buono, se ho trovato qualcosa di buono. Allora, pistola, molotov, le poggiamo. Stacca da biliardo e lenta però. Dentro! Sì, mo entro. Però prima mi metto a cercare. No, vabbè, a cercare mi ci metto dopo. Cane. Ehi. Oi, fermo. Calma. Diamine, non so chi tu sia, ma hai un tempismo impeccabile. Preston Garvey, Minuteman del Commonwealth. Che sono i Minuteman? Minuteman. Siamo forse tornati indietro nel tempo. Proteggere la gente nel giro di un minuto. Era questa l'idea. Non ci siamo. Quindi sono arruolato. Volevo fare la differenza. E l'ho fatta, ma le cose sono degenerate. Ora pare che io sia l'ultimo Minuteman rimasto. Il mondo è cambiato. Il mondo è cambiato tanto. Tutto questo non ha senso. Stai bene? Ascolta, ci serve il tuo aiuto. E forse poi noi potremo aiutare te, eh? Che cosa ti porta qui? Mio figlio Sean è stato rapito. Non ha neanche un anno. Davvero una brutta storia. Mi dispiace. So come può essere questo mondo. Un mese fa eravamo in 20. Ieri eravamo in 8. Ora restiamo in 5. Prima i ghoul di Lexington, ora questo casino. Ghoul? Che cosa sono i ghoul? Oh, no, vedo che non sei di queste parti, eh? I ghoul sono persone contaminate. Per lo più sono come te e me. Hanno un aspetto orribile e vivono a lungo, ma sono ancora persone. No. Quelli di cui parlo sono diversi.
Le radiazioni gli hanno fatto marcire il cervello. Sono diventati ferali. Se ti vedono ti faranno subito a pezzi. Ad ogni modo, abbiamo pensato che Concord fosse un luogo sicuro per stabilirsi. Quei predoni ci hanno smentiti. Ma... beh, abbiamo un'idea. Sarà sufficiente per fermare questi pazzi? Sturges, diglielo. Da un Vertibird è schiantato sul tetto. Prebellico. Forse l'hai notato. Beh, sembra che uno dei passeggeri abbia lasciato lì un pezzo davvero interessante. Stiamo parlando di un'armatura atomica T-45. Tecnologia militare. L'armatura atomica? Che cosa rende tanto speciale quell'armatura atomica? Un sistema di servomotori Western. Eccola, ecco. Che con quello splendore, il super diventa la norma. Sarai più forte, tenace, resistente alle radiazioni. Indossa l'armatura e potrai recuperare il mitragliatore a canne rotanti del Vertibird. Fatto ciò, potrai spedire all'inferno quei predoni. Ci stai? Mitragliatore a canne rotanti. Ora sì che si ragiona. Già. Vero? C'è solo un problema. L'armatura è senza energia. Probabilmente è a secco da un centinaio d'anni. Può essere riattivata, ma su questo punto siamo un po' bloccati. La soluzione? Quindi, qual è la soluzione? Ciò che ti serve è un vecchio NDF prebellico. No, belle sui sottotitoli. Un nucleo di fusione standard. Una batteria nucleare ad alto rendimento e lunga durata. In passato veniva usata dall'esercito e da alcune aziende. Ma non riusciamo a raggiungerla. È giù, nei sotterranei, chiusa dietro una porta di sicurezza. Ascolta, io riparo le cose, le sistemo. Violare la sicurezza non è proprio il mio forte. Tu potresti riuscirci. Non può essere così difficile. Beh, andiamo. No. Forse la fortuna comincia finalmente a sorriderci. Una volta inserito il nucleo nell'armatura atomica e recuperato il mitragliatore a canne rotanti, quei predoni capiranno di avere sbagliato preda. Bello che i sottotitoli sono ancora sbagliati, però il labiale è giusto. Ci ritroviamo un abitante. Bene. Qualcosa farai con quella stupida tuta? Morirai con stile? Non da qua. Scendere sì, ma buttarsi così al pesce no. Morto. Allora, se la posso... ok, se non è Clance, close. Ci siamo. Sblocca il cancello di sicurezza. Apriti sedano. Nucleo di fusione, vai. Cos'è questa? Ah no. No, a prenderla dopo. Ciao Tobi. È finito il bagliare tu? Sacchetta con le cose potrebbe farmi comodo. Oh, un cranio, che bello. Che io non volevo un cranio. Nuovo livello, scegli il talento dal Pip-Boy. Due nuovi livelli, neanche uno. Ci picchia. Se la viaggia. Insomma, cosa scegliamo qua? Insomma, non lo so nemmeno io. Io metterei fabbro e armaiolo. Però vorrei anche fare più danni. Vediamo a quanti danni arriverei. Aspetta, ninja, non ce l'ho. Infliggi danni doppi con un'arma da mischia. Io metto questo allora. E metterei anche bestie da soma. No, quello mi serve dopo. Armaiolo grado 1 non posso fare molte modifiche, però ci sta bene. Prossimo devo aspettare il 13, ci sta bene. Sinceramente non mi ricordo dove devo andare. Cioè so che devo andare sopra, però mi sono perso qua un attimino nella struttura. Ah ok, sono qua, devo andare di qua. No, mi sono perso, aspetta. Da là sono salito, quindi di qua devo andare. Dov'è che vado io?
Corri, ragazzo, la giutta, andare. La chiappa. No, già la petta non la volevo, grazie. Tutto rotto, 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 rotto. Bella, bella, sì. Qualcuno ha chiesto un teschio? Luca Cavola. Permessico. Bar Persico. Salve. Buongiorno. Io vado a recuperare un attimo l'armatura, se non vi dispiace. Non è qua. Scusi. Cacchio era sta cosa? Ah, una trave di ferro. Commonwealth. Ma io volevo che cosa mi seguisse, uffa, il robottino. È bellissimo il robottino. Ora prendiamo e spacchiamo tutto. E spacchiamo tutto. Pronto? Salve. E vestiari, giusto perché è bello. Tandarà. No, rimettiamolo qua. Mi serve. C'è adesso? Niente. Niente. Quassù, capo, c'è qualcuno quassù. Capo, c'è qualcuno lassù. Ma lo buttiamo giù. Perché proprio con la bolt action dovevo pigliare io? E non ho munizioni per quest'altro, sono un genio. Grazie. Eccomi qua. Qualcuno ha chiesto il mio intervento? Perché ho come l'impressione che si stia avvicinando qualcosa di brutto? Cioè, perché so già cos'è quella parte brutta che non voglio sapere che si sta avvicinando, però. Salve! Buongiorno. Allora, le vorrei rinfrescare la memoria che questo non è il suo territorio, quindi prenda l'arte e mettila da parte. Salve. Aia. Prima che mi stacca la testa come svariate volte. Salve. Oh, che bello. Amo quando fa così. Si levi, grazie. Decido di crepare, grazie. Oh, finalmente. Carne di Deathclaw, mano di Deathclaw e. Io voglio l'arma del Deathclaw, però. Mano del Deathclaw non c'è, mannaggia. Ma tu seriamente fai, mannaggia. Allora, aia. Ci rimasto un po' male, visto? Non si spara alle persone corazzate. Scusi, vorrei riguardare in prima persona. Resta qui. Te levi? Grazie. Mannaggia. Morta. Crepette. Ma che cazzo? Cioè io se cammino così bello tranquillo. No, dov'è?
Non c'è un altro muletto. Eccolo qua. Ah, sì. Vabbè, vado leggero io. Allora, io posso farlo trasportare fino a 310. Questa è una cosa buonissima. Anche grazie all'armatura, però va bene comunque. Allora, parlo col tizio. Torno al... Salve. Non sforzarti, mamma. Stai bene. Sto bene. È stato presto. Uno spettacolo incredibile. Smettila di Sono lieto che tu sia dalla nostra parte. Tutto ok? Ora ve la caverete. Sì, almeno per un po'. Potremo trasferirci in un luogo... Ascolta. Subito. Ci siamo conosciuti. Mi hai chiesto dei Minutemen. Se c'è una cosa che facciamo sempre è aiutare gli amici. Quindi, ecco, per tutto quello che hai fatto. Grazie. Prego, quando vuoi. Beh, se la metti così, forse potresti venire a Sanctuary con noi. Mm. Ci farebbe comodo il tuo aiuto per stabilirci lì. D'accordo, Cardi. Ci sto. Oh, magnifico. Ma c'è dell'altro nel tuo destino, no? Io l'ho visto. Il vuoto nel tuo cuore. Ok, ti ascolto. Sei un uomo fuori dal tempo, senza speranza. Ma non tutto è perduto. La sento. L'energia di tuo figlio è vivo. Lo sapevo. Ti prego, dimmi dove si trova. Devo trovare mio figlio. Io non riesco a vederlo. Non chiaramente. Ma sento la sua forza vitale. È fuori dalla porta? È là fuori. E persino io non ho bisogno delle visioni per dirti dove cominciare a cercare. Nella grande gemma verde del Commonwealth, Diamond City. Il più grande insediamento della zona. Un po' vago. Molto vago. Ascolta, ora sono stanca. No, Mamma Murphy, ne abbiamo già discusso. Eccala. Quella robaccia ti ucciderà. Oh, taci, presto. Troccata. Prima o poi moriamo tutti. Avremo bisogno di delle visioni. E anche il nostro nuovo amico ne avrà bisogno. Ora va. Sanctuary ti attende. D'accordo, gente. Grazie a questo provvidenziale aiuto, la strada è sicura. Ci recheremo al luogo che Mamma Murphy conosce. Sanctuary. Non è lontano. Che conosce? Che ha visto casomai in una delle sue visioni mentre era in preda alle droghe? E ora vorresti che partissimo per un'altra bello. Ricerca in un'unica basata su Mamma Murphy l'ha visto? Beh, certo aspettate, aspettate. Di... Calmatevi tutti. Siamo tutti sulla stessa barca, dobbiamo giusto? Dobbiamo muoverci. Quindi, Marcy, non temere. Hai un'idea migliore Porterò su cosa dovremmo fare? Porterò queste persone a Sanctuary. Qualcuno? Bene. E Sanctuary sia. Speriamo solo che risponda alle aspettative. Posso parlare io? Forza, June! È tempo di andare! June, Sun. Ok. Meglio se vai verso Diamond City. No, vengo prima da voi. Mi hanno spaccato un braccio. Allora, Sanctuary. E qua farmerò un po' prima di iniziare ad andare tutte cose. Ok, ci siamo. Allora, devo riparare un attimo l'armatura io. Ok. Siccome abbiamo bisogno di ferro. Sì, bla 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 bla. Ah, questa è la massima velocità apposta. Scusi, però devo ricavare un po' di ferro. Magari c'era anche qualcosa dentro, però va bene comunque.
Ok, basta. Allora, interagisci. No. Ripara. Mi manca un circuito. Brutta roba. Vernice della Valtech. Boh. Vediamo adesso un po' le cose che abbiamo recuperato grazie all'armaiolo. Allora, non ho fabbro, quindi non posso potenziare di molto. Quindi le butto via. No, non le butto via. Perché? 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 Vi faccio vedere subito. Se giocate anche voi Fallout, io vi consiglio di prendervi questo talento qua. Qua, questo qua, riciclatore. Con il T105 vi darà alcune componenti aggiuntive, tipo viti, alluminio, rame, quando ricicliamo armi e armature. Se no, potremo ritrovare altre cose ancora più potenti potenziando la 23, però vabbè. Ora che ci arriva il 23, dai, poscete. Quindi, io mi metto un po' a farmare materiali qua in città, distruggendo il mondo. Vediamo quanto riesco a fare e... boh, non lo so. Quindi, al prossimo video. E se avete dei consigli da darmi, datemeli. Vicino però sto pugnaletto. Quindi, prossimo episodio. Ciao ciao!